Salve a tutti ascoltatori e benvenuti ad un nuovo episodio di Manga Podcast, il podcast italiano interamente dedicato al fumetto del sollevante. Oggi abbiamo una piccola novità, una nuova sezione dedicata alle serie che per me sono meritevoli di essere lette e apprezzate anche da voi. In particolare l'opera di oggi è Brivido di Junji Ito. Ito che secondo me è abbastanza sottovalutato nonostante sia abbastanza famoso in Italia. Però vediamo nello specifico il perché. Il volume in questione, quindi Brivido, è una raccolta di storie brevi e queste storie brevi sono state appunto selezionate, come anche specificato nella postfazione del volume, dall'autore stesso. Cosa che quindi ci aiuta un pochino a capire quali sono le idee che ci vuole esporre l'autore, oltre che appunto a farci un'idea molto più chiara di quello che è veramente Junji Ito, di quello che lui vuole, oltre che vuole trasmettere, anche del suo modo di pensare e del suo modo di disegnare. Una cosa molto, veramente molto interessante e che credo, essendo questa la prima, se non erro, di raccolta, penso proprio che mi toccherà prendere la seconda, perché mi ha lasciato veramente spiazzato, soprattutto perché ci terrei veramente a precisare il fatto che io non sia un amante del genere. Proprio io e l'horror siamo agli antipodi, siamo due cose completamente diverse, roba che se io guardo un film horror non dormo la notte e la mattina c'ho delle occhiaie che mi vanno dagli zigomi fino alle ginocchia. Non siamo compatibili. Tuttavia, mi è piaciuto un sacco. Sarà perché è un fumetto e quindi il livello di tensione va proprio trattato in una maniera diversa, ma a me ha fatto effetto e nonostante io mi sia approcciato a quest'opera con un sacco di pregiudizi iniziali, ho deciso di leggerlo e mi pento di aver aspettato così tanto. È una raccolta veramente bella e fatta bene, a partire sicuramente dai disegni. I disegni del maestro sono veramente belli e funzionali, perché non eccedono troppo di splatter, proprio di bruttezza del tratto, anzi il tratto base secondo me è abbastanza standard, nel senso molto pulito. Nonostante questo però riesce comunque a trasmetterti l'inquietudine e la tensione provata dai protagonisti in quel momento. E rispetto, io ho letto ad esempio Soil di, non mi ricordo come si chiama l'autore, ma vabbè, lo stesso, Soil, dove giocava tanto sulle espressioni, anche nella normale quotidianità dei personaggi, ti dava un'impressione di inquietudine comunque. Invece il tratto di Ito è molto più semplice sotto quel punto di vista, e il grottesco appare solamente, cioè te lo fa vedere solamente quando vuole, quando è qualcosa di più di funzionale a quella determinata scena, e mi ha veramente dato una buona impressione, soprattutto per quanto mi hanno interessato le storie, nonostante i temi trattati non siano profondissimi, perché bisogna dirlo, in 40-50 pagine è difficile approfondire un argomento in maniera impeccabile, e in una raccolta di storie quello che conta secondo me è le idee che sono dietro a queste storie, e a livello appunto di queste idee Ito mi ha veramente sbalordito, perché su magari un paio di storie per me sono risultate meno interessanti, ma le restanti sei credo che mi siano piaciute, l'incipit iniziale mi è piaciuto su tutte quante, e quindi è sicuramente una nota positiva
di quello che è stato la lettura di questo volume. Tra queste mi piacerebbe soffermarmi su una in particolare, che poi tra le otto è la mia preferita, che appunto prende il nome di Lunghi Sogni. Voglio raccontarvela, a dir la verità, non è spoiler, penso, perché ve ne racconto una, che è quella la mia preferita, e in più non è che ci abbia un finale, non è che vada in un modo o in un altro, è semplicemente una cosa che voglio raccontarvi per magari invogliarvi a leggerlo. Questa storia praticamente parla di un ragazzo che è ricoverato in ospedale, nel quale ogni volta che lui dorme sogna per un determinato lasso di tempo, soltanto che andando avanti si accorge che ogni giorno che passa i sogni si allungano. Quindi se prima il sogno era di 10 minuti, poi il sogno diventa di 20, se poi è di 20, poi diventa di 40, poi ore, giorni, addirittura mesi, anni, decenni. E questo qua lo porterà poi a a trasformarsi in un essere abbastanza grottesco per via di quanto poi il cervello viene utilizzato durante la notte. Ma in ogni caso mi ha fatto veramente entrare in un trip mentale incredibile, nel senso di, avrò detto nel senso 200.000 volte sta puntata, 200.000, devo trovare un qualcosa per evitare, perché veramente è una cosa di insostenibile, me ne accorgo io, figuriamoci voi. Vabbè, diventa un mostro orripilante. Però la cosa che mi è piaciuta di più in questa storia è proprio il concetto dei sogni che si allungano, no? E della percezione, della diversa percezione che ha del tempo durante questi sogni, che lo portano appunto a sposare nel sogno un'altra paziente dentro all'ospedale, e quale poi lui crederà di essere stato sposato per anni, e poi nel momento in cui si risveglia, logicamente, non è successo nulla di quello che lui ha sognato. E mi ha mandato in trip allucinando, ho detto cazzo, è una genialata questa. Poi ok che ci sono un sacco, veramente un sacco di cose già fatte sui sogni, come Inception e compagnia bella, però questo modo un po' di combinarli con l'horror, il grottesco, così, mi è piaciuta particolarmente. In ogni caso, se foste interessati, non credo che sia difficile trovare, è edito dalla J-Pop, costa 15 euro il volume, avete un bel bloccone da leggervi e secondo me ne vale veramente la pena, soprattutto per fare un passo, diciamo, verso l'autore, che poi se vi piace così andrete ad approfondire con altre storie, ma secondo me questo qui è un buon punto d'inizio. E ve lo consiglio veramente, veramente. Bene, io con questo credo di aver detto tutto e nulla. Avete ascoltato Manga Podcast, il podcast italiano interamente dedicato al fumetto del sollevante. Vi ringrazio per l'ascolto e fatemi sapere la vostra opinione sul canale Telegram Manga Podcast. Ho anche da poco aperto la pagina Instagram, quindi se siete interessati dateci un'occhiata, pubblico un po' di estratti del podcast, delle citazioni, un po' quello che mi passa per la testa, quindi fate un salto anche lì. Io sono Martin e vi aspetto al prossimo episodio.